Con Carlotta Zanotto commentiamo questa sconfitta interna 3-1 del Soverato con Filottrano, una partita molto lottata, specie nel terzo set. Forse quello è stato il set perso al photo finish che vi ha un po', tra virgolette, tagliato le gambe, perché c'era la possibilità di portarsi in vantaggio. Sì, sicuramente resta il rammarico di quel set, perché è finito 32-30, abbiamo combattuto e dovevamo riuscire a chiuderlo noi. Credo che sarebbe cambiato tutto. Però questa è la dimostrazione che ci siamo, che abbiamo voglia di far bene. Purtroppo non siamo riusciti a fare quel passetto in più, quella cosa in più per portare a casa il set e poi magari anche la partita. Ecco, abbiamo avvertito probabilmente un po' dalla tribuna nel quarto set un po' di stanchezza anche ad un certo punto, non solo fisica, forse anche mentale. Questo inseguire comunque l'avversario costa anche dal punto di vista mentale. Sì, io sono molto dispiaciuta per anche la mia prestazione, perché ero proprio stanca, ma purtroppo perché arrivo da una settimana ferma per la spalla. Non voglio cercare alibi assolutamente, però mi sarebbe piaciuto poter dare un contributo in più che non riuscivo a dare, perché mi sentivo proprio stanca, ma cercavo di combattere, volevo dare qualcosa in più, quindi spero di riuscire a ritrovare la forma fisica il più presto possibile. Adesso questa settimana ho ripreso gli allenamenti e quindi spero di tornare in forma e poter aiutare la squadra. Coach Massimo Bellano, una vittoria importante quella di Filottrano qui a Soverata al termine di una partita lottata 3-1, vi confermate al secondo posto avendo espugnato un campo difficile. Sì, campo difficile innanzitutto per il valore della squadra avversaria, perché loro sono un'ottima squadra e probabilmente se avessero una situazione di classifica diversa sarebbe stata ancora più difficile, perché è chiaro che quando vieni da qualche sconfitta si è un po' più frenato su alcune cose, e poi perché giocare qui insomma è sempre complicato per tanti motivi. È bello perché comunque è bello respirare queste atmosfere, però è anche decisamente complicato. Avete dimostrato anche carattere in questa vittoria, in un terzo set chiuso al photo finish dopo aver perso il secondo ai vantaggi. Nel quarto sicuramente è andata un po' meglio, perché avete subito raccolto un buon vantaggio e quindi poi siete riusciti ad amministrarlo bene. Una squadra che quindi continua a crescere pur avendo diversi elementi giovani. Sì, è vero. Abbiamo fatto bene, anche perché poi dal terzo set in avanti Chiara Negrini ha giocato praticamente zoppa, però questo dimostra che oltre alle qualità tecniche c'è anche dell'altro da parte delle ragazze, e questa è una delle note più positive, delle cose più belle di questa serata. Poi sicuramente ci sono anche delle cose da rivedere, perché non abbiamo fatto troppo bene, abbiamo subito troppe murate. Vedo merito sicuramente delle ragazze di Soverato, che hanno fatto bene, e di chi le allena, che le ha messe in campo comunque in maniera molto buona. Però noi dovevamo subire qualcosa in meno, invece abbiamo preso tanti muri diretti e siamo stati un po' discontinui su alcune cose. Però le analisi tecniche poi le facciamo da martedì. Oggi rimane quello che dicevi tu, una grande prova di carattere e 3 punti d'oro, perché qui se loro fanno un paio di vittorie poi dopo si sbloccano e diventa veramente dura venire a giocarci. Sono state disputate solo 6 partite, siamo alla 6ª giornata, però Filottrano conferma, almeno in questo inizio di campionato, di poter recitare un ruolo da protagonista in questa stagione. Una squadra che sin qui praticamente ha vinto tutte le partite, una sola al tiebreak, quindi solo per questo siete secondi e non primi a punteggio pieno. Sì, secondo me l'equilibrio è tanto. Io ripeto, secondo me Soverato, Chieri, qualche squadra che ora magari è un po' attardata, non ho visto i risultati questa sera, secondo me risalirà. Noi cerchiamo, vogliamo fare un bel campionato, perché la squadra ne ha le qualità, le possibilità, ma poi insieme a tante altre, perché c'è Pesaro, c'è Trento, e ora non vorrei dimenticarne qualcuna, però secondo me è davvero un gran bel campionato. Credo che forse solo una squadra sia di un livello più basso rispetto alle altre, una, forse due. Per il resto è una gran bella battaglia per tutti.